Stanno per volare a Mestre Emanuela Bacchi di Sciacca, Laura Tortorici di Ribera e Anastasia Pellegrino di Santa Margherita di Belice. Sono queste le tre agrigentine che hanno avuto accesso alle prefinali di Miss Italia, con la possibilità di qualificarsi per la finalissima che si terrà a Jesolo il prossimo 6 settembre. Hanno superato numerose selezioni e adesso si candidano per rientrare tra le 80 Miss che si contenderanno la corona nell'ambito della finale che sarà trasmessa in diretta su Rai 1 in occasione degli 80 anni del prestigioso concorso di bellezza. Tutto pronto, una grande emozione, che dire, speriamo che tutto vada per il meglio, ma se non dovesse andare così è sempre stata una bella esperienza, un'esperienza che mi ha fatto crescere, mi ha dato molto, mi ha dato modo di conoscere delle persone straordinarie, sia per quanto riguarda l'amicizia che nell'ambito lavorativo. Ringrazio l'agente regionale Mario Dovidio e la direttrice organizzativa Veronica Caruso che mi hanno permesso di intraprendere questo bel percorso. È una vittoria inaspettata, ho passato le provinciali, ho passato le regionali e adesso dopodomani mi aspetta Mestre. Per presentarti un po' a chi ci ascolta, cosa fa Emanuela nella vita? Emanuela è una ragazza molto, molto determinata, positiva, allegra e diciamo che la prima cosa che mi rappresenta è l'umiltà e non la perderò mai. E studio scienze della formazione primaria alla LUMSA, all'Università di Palermo, ma il mio grande sogno, come dico sempre, è far parte del mondo dello spettacolo e poter diventare un'attrice. E spero che Miss Italia me lo possa permettere. È stata sicuramente un'esperienza esaltante, come dicevi poco fa. Hai avuto anche modo di conoscere da tante persone. Com'è questo mondo dietro le quinte? È un mondo un po' particolare, come un po' tutti sappiamo, subentra la competizione, la gelosia, ma fortunatamente con lo staff di Miss Italia e Sicilia Ovest tutto ciò non accade. C'è unione, c'è rispetto, c'è amicizia e di tutto ciò ne sono felice, non posso parlarne male, sarò bene. Sono molto emozionata, la partenza è vicinissima, domani mattina partirò per andare a Mestre. Le prefinali nazionali si terranno dal 26 al 29 agosto, quindi siamo proprio nel pieno dei preparativi. Cosa fa Laura nella vita? Io studio ingegneria informatica al Politecnico di Torino. Dopo la maturità classica ho deciso di dedicarmi agli studi scientifici. Inoltre sono anche un capo scout nel gruppo del Torino 48. Mi occupo dei ragazzi dai 12 ai 15 anni. Faccio parte anche della più grande associazione per studenti a livello europeo che si chiama EGE, che mi dà la possibilità di poter conoscere gente proveniente da tutta Europa ma anche dal mondo, di poter parlare tante lingue e conoscere nuove culture. Pratico molti sport, infatti la fascia che ho ottenuto mi si addice molto. Faccio principalmente palestra e nuoto, ma anche arrampicata, vie ferrate, escursioni in canoa e motocross. Le aspirazioni per il futuro, a parte Miss Italia? Sicuramente ho diversi obiettivi. Uno è quello di diventare appunto ingegnere informatico e di lavorare nel campo della sicurezza informatica. L'altro, che è quello che per cui appunto mi sono iscritta a Miss Italia, è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo come conduttrice televisiva. Magari Miss Italia sarà un trampolino di lancio per poter iniziare questa carriera.